Altre belle sfacchinate. Devo arrivare lassù. La prima volta che venni ero molto stanco e non ebbi il coraggio di salire, perché appena vidi il percorso da fare presi paura. Questo è il castello che vi ho detto che si può anche dormire qua. E mo ci andiamo a fare, mamma mia. L'ho vista già la salita. L'altra volta non ebbi il coraggio di salire. Mi ricordavo bene. Ammazza che salita. Salita là, di là, deve arrivare in cima là dove sta quella bandiera. Mamma mia, oh mamma, che sta anche la festa. Bar, pasticceria, taverna, c'è anche la focacceria. Andiamo a vedere. Idromele, rosolio, alkermes. Altri 7 euro. Mazza, è grande questo percorso. E facciamoci l'ultima sfacchinata.
Thank you.
Seat you by my side,
motherhood, my books were wrong to me. I scribe the words of God and much of history. Many years I watched out upon the sea. The waves would wash my tears, the wind my memory. I'd hear the ocean breathe, exhaled upon the shore. I knew the tempest's blood, its wrath I would endure. And so the years went by within my rocky cell, with only a mouse or a bird, my friend I loved well. And so it came to pass, I'd come here to Romani. Many a year it took till I arrived here within. And dusty roads I walked, and over mountains high, through rivers running deep beneath the endless sky. Questo è un bel castello che mi sono perso in tutti questi giorni, in tutti questi anni. Andiamo a vedere, ci sono ancora altri sentieri da vedere. Allora, area militare, taverna, non mi interessa, castello l'ho fatto già, area militare e villaggio andiamo a vedere. È un bel castello grande ed è pieno di belle cose. Vado a vedere l'ultimo pezzo, credo che
Sì, è finito laggiù. Anche se c'è scritto villaggio. È la zona dove combattivano, ma io non vedo assolutamente niente. Vediamo dove sta nascosto. Questo non l'ho capito. Questo davvero non l'ho capito. Si schizza aria di combattimento, ma qua non c'è assolutamente niente. C'è scritto villaggio di qua, ma non c'è assolutamente niente. Si sono persi il villaggio d'aria combattimento. Sono le macchine da guerra. Qua dentro si mettevano quando dovevano attaccare. Questo camminava sulle ruote, veniva spinto. Vedo, ci sono le ruote. Era spinto ed era pieno di soldati qua dentro. Quindi c'è anche la botola sotto, dove quella sì, dove passavano. Questo è quello che resta di una catapulta. Si metteva il sasso appeso da questo lato con una corda, si sganciava, quello ruotava, cosa che non può fare adesso che è rotto, e buttava le pietre verso il castello. Questo invece è un ariete. Adesso vi faccio vedere. Questo era un ariete, serviva per sfondare le porte. Sempre con le ruote. Poi si mettevano dietro due o tre soldati. Si chiama ariete perché vedete, c'è proprio la testa dell'ariete, perché l'ariete c'è la testa dura. E sfondavano le porte. Questo invece serviva per avvicinarsi il più possibile al castello senza essere riempito di frecce. Si mettevano dietro qua e man mano camminavano. Questo, vedete, c'è solo le ruote davanti, perché da questo lato ci stavano dei soldati che tenevano alzato tipo una carriola, facevano camminare davanti e i soldati nascosti dietro per non farsi beccare. Non c'è bisogno di una guida quando vado nei castelli.